È un disagio per tutti i castellesi, ma anche per i non castellesi che hanno dei cari al cimitero di Cicastello, che è chiuso dal 5 novembre. Come si avverte questo problema in tutti i cittadini? E questo problema ne lascia a tutti quanti, abbiamo una malessere, con tutto che non siamo nati qui in Cicastello, abbiamo amici, la quale adesso di Natale vogliamo deportare una fiore e pulire proprio la tomba, pregare vicino di loro. E purtroppo non abbiamo come andare perché il cimitero più di una mese e mezza è chiuso. Che cosa avete interpellato, avete chiesto, vi siete fatti sentire come cittadini, anche come rappresentanti, insomma, anche di alcune categorie? Sì, certo, perché noi come lavoriamo la tante gente e tutti ne mettono le domande, andate e vedete quanto che sono persone anziane che hanno 90, hanno 70 anni, giusto non possono andare di vedere e ne mandano a noi e noi non abbiamo che fare. Cerchiamo di sapere che cosa finalmente, quanto si apre questo cimitero. Un disagio anche per i castellesi questo cimitero chiuso. Ma effettivamente non si spiega come mai tutto questo tempo il cimitero è chiuso, solo perché si sono abbattuti degli alberi e ognuno non può non recarsi dai propri cari e portare un fiore o qualcosa. È inspiegabile tutta questa perdita di tempo da parte del comune, quindi aspettiamo, vedremo se il sindaco sarà in grado di prendere in mano la situazione nel più breve tempo possibile di liberare, cioè aprire il cimitero a tutti i castellesi. Allora io direi di salire nel palazzo di città di Cicastello e chiedere al sindaco Filippo Drago se effettivamente ci sono delle novità imminenti per la riapertura, almeno parziale, del cimitero di Cicastello. Allora sindaco, novità arrivano per quanto riguarda il cimitero di Cicastello. Direi finalmente, avendo acquisita la relazione del nostro esperto circa le attività da svolgere in un'area difficilissima da raggiungere con mezzi ingombranti, l'ufficio sta provvedendo a espletare la gara per poter affidare i lavori di manutenzione straordinaria di tutto ciò che riguarda le piante ad alto fusto presenti nel cimitero. Nelle more di questa attività stiamo comunque organizzando, per quanto riguarda i nostri concittadini, delle visite, chiamiamole guidate, modificando leggermente l'ordinanza a piccoli gruppi, tali da consentire da poter portare dei fiori per il Santo Natale, propri cari, defunti all'interno del cimitero di Cicastello. E inoltre stiamo lavorando affinché con la disponibilità dei padri parroci si possa celebrare una santa messa all'interno del cimitero, deponendo in un grosso vaso dei fiori a ricordo e memoria di tutti i nostri defunti. Abbiamo già le date di questa apertura? Stanno lavorando, nelle prossime ore faremo un calendario, prevediamo di poter organizzare tra il 19, 20, 22 e 23 di dicembre, dividendo così le quattro frazioni in 4 giorni.